c'è una grande soddisfazione per la società grigio-rossa. Sara Tunesi, ventenne, rappresentante delle Ladies, la squadra femminile della società, ebbene, è stata convocata per il Sei Nazioni, un torneo importantissimo a livello internazionale. Un sogno che diventa realtà. Sara Tunesi, giocatrice delle Ladies del Cremona Rugby, è stata convocata da coach Andrea Di Giandomenico nel gruppo delle 23 azzurre che domenica prossima a Port Talbot affronteranno il Galles nell'ultimo turno del Sei Nazioni 2016. Sara faceva già parte dell'elenco delle 31 atlete a disposizione dello staff tecnico della nazionale per la competizione. Ora però è arrivato il momento di scendere in campo con la maglia azzurra, un traguardo di assoluto prestigio per il Cremona Rugby e di inestimabile valore per Sara, che da poco ha iniziato a praticare questo sport, ma amandolo alla follia sin dal primo giorno. Anni ancora da compiere, la Tunesi vive a Cicognolo e frequenta il primo anno di università a Parma. Gioca a rugby a 7 da poco meno di 2 anni con le Ladies grigio-rosse, ma nello scorso mese di settembre ha iniziato ad allenarsi anche con le ragazze del Colorno, squadra di rugby a 15. Lo studio, gli allenamenti, le partite costano tanti sacrifici, ma per Sara questo sport è diventato quasi una ragione di vita. La convocazione è arrivata via telefono qualche giorno fa, mentre Sara si trovava in università. Una notizia inaspettata, quella di far parte delle 23 che voleranno in Galles, che le ha fatto fare letteralmente i salti di gioia. Mi sono messa a urlare come una pazza per i corridoi, ci ha confidato Sara al telefono. La nazionale italiana femminile di rugby sta ben figurando in questa edizione del Sei Nazioni. È riuscita a battere la Scozia e a guadagnare la qualificazione per la Coppa del Mondo 2017 in programma in Irlanda. Un evento che a questo punto diventa un obiettivo anche per Sara Tunesi, che domenica pomeriggio, ore 15 italiane, scenderà sul terreno di gara del Talbot Athletic Ground indossando l'azzurro, ma con i colori grigio-rossi nel cuore. E allora in bocca al lupo, Sara, una nuova stella brilla nel firmamento dello sport cremonese. Dal rugby delle grandi a quello dei piccoli, perché nello scorso